Avete ragione. Grazie mille, grazie mille. Perfetto, adesso dovreste vedermi, oltre che a sentirmi. Vi stavo solamente riassumendo, scorrendo velocemente le slide che abbiamo già guardato l'altra volta, gli argomenti della scorsa lezione. Vi stavo dicendo che la massa di un nucleo è inferiore alla somma delle masse dei protoni e dei neutroni perché una parte della massa viene trasformata in energia che è l'energia di legame, quello che si chiama difetto di massa. L'energia di legame è una curva che abbiamo visto e che rivedremo più volte in questo corso, che se rappresentiamo il numero di energia di legame per nucleone in funzione del numero di nucleoni, ha un andamento di questo genere, quindi per piccoli numeri di massa l'energia di legame aumenta rapidamente, poi ha un massimo intorno alla massa del ferro e poi decresce lentamente. L'energia di legame media per nucleone è circa 8 MeV. Queste sono le energie di legame per nucleone ed è qualcosa di, che rivedremo più volte in futuro. Primo modello che noi abbiamo visto la scorsa settimana è quello modello a goccia. Il modello a goccia è proprio concepito per spiegare in modo fenomenologico questo andamento nelle leggi di legame. È un modello che si chiama modello a goccia perché? Perché riassume dal punto di vista fenomenologico il concetto di una goccia di liquido, in cui c'è una parte di volume in cui le molecole interagiscono solamente con i primi vicini. E poi c'è una parte di superficie in cui il numero di primi vicini è minore e quindi che contribuisce a diminuire l'energia di legame. E in particolare abbiamo visto che c'è un modello, che è questo modello di Weizsäcker, introdotto negli anni 30, a metà degli anni 30, che fornisce una formula empirica per energia di legame. Questa formula è rappresentata da cinque termini che vedete qui. I primi tre termini, quello di volume, quello di superficie e quello coulombiano, sono termini classici, mentre il quarto e il quinto termine sono termini quantistici, quindi quello che si chiama termine di asimmetria e poi il termine di accoppiamento. Il termine di asimmetria è quello di cui ci occuperemo oggi, un termine che vedete tende a favorire nuclei con lo stesso numero di neutroni e di protoni. Questo termine, si mette a vedere, questi sono tutti termini che diminuiscono l'energia di legame, per il concetto che ho detto prima, che questa è l'energia di legame cambiata di segno. Quindi, a parte il primo termine, che è un termine di volume, tutti tendono a diminuire. Poi parleremo un po' più del dettaglio di questo termine di accoppiamento che può andare a sommare o sottrarsi. Il termine di asimmetria, vedremo in questa lezione, può essere spiegato con un modello che si chiama modello di Fermi, modello a gas di Fermi che voi avete già incontrato probabilmente nel corso di struttura della materia. Perché per motivi che vedremo, i nucleoni all'interno di un nucleo possono essere approssimati con lo stesso schema che è utilizzato per gli elettroni all'interno di un metallo. Proprio il modello a gas di Fermi, che brevemente rivedremo anche un po' come per ripasso di meccanica quantistica. Immagino che voi abbiate risolto molti casi di buche di potenziale infinito, ma è importante per darvi questa mentalità perché non mi piace piuttosto che fare riferimento, diciamo, a qualcosa che avete visto, beh, voi potete avere gli strumenti per ricavarlo direttamente. Per cavare le formule direttamente. Poi, ovviamente, prenderemo delle considerazioni, faremo delle considerazioni a riguardo. Allora, in questa lezione, sì, ci siamo dotati di strumenti telematici o hardware nuovi. Come vi ricordate, la scorsa settimana la lavagna magnetica mi ha abbandonato, quindi è stata ritornata al mittente. Quello che sto utilizzando in questa lezione è un iPad, speriamo che, mi auguro che sia altrettanto efficace. Allora, l'argomento è
modelli nucleari e introdurremo il modello di Fermi, ma è un modello che va sotto il gruppo di quelli che si chiamano modelli del potenziale medio. Allora, un commento riguardo. Il modello a goccia che abbiamo visto l'altra volta è un modello in cui si dice che le forze nucleari sono a corto range, tant'è vero che i nuclei interagiscono solo con i primi vicini. Il punto di partenza di questo modello a potenziale medio invece è tutto opposto. Questo dice che i nuclei interagiscono nel potenziale medio di tutti gli altri. Quindi in particolare può essere approssimato un nucleo come una buca di potenziale. Beh, questo va a supportare quell'argomento che vi dicevo, che questi nuclei, questi modelli sono fenomenologici e alcuni modelli, alcune assunzioni servono per spiegare alcune proprietà di nuclei, altre proprietà, e a volte le assunzioni sono contraddittorie tra di loro. Vedremo che però questo potenziale di Fermi ci aiuterà a spiegare molte cose e anche, per esempio, a dare un'idea di quando parliamo di decadimenti beta, come c'è una rappresentazione molto pittorica e intuitiva di come mai i nuclei possono o non essere, possono più essere o meno stabili. Allora, in questo caso, questo modello del potenziale medio mi dice che il potenziale nucleare, VDR, è uguale alla somma di una serie di potenziali VdR meno VdR' per rho di R' dr'. Beh, sostanzialmente mi dice che è la somma potenziali tra un nucleone che si trova in R ed uno che si trova in R'. Faccio solo, vi introduco questo modello solamente in modo molto generale per poi arrivare a quello che è il modello a gas di Fermi. Allora, dove sono questi? Questo qua, il VdR meno R' è il potenziale, e poi invece rho di R' intuitivamente è la probabilità, la distribuzione probabilità di trovare un nucleo in R'. È sostanzialmente la distribuzione di densità dei nuclei. Allora, qual è l'andamento di questo potenziale nucleare? VdR meno R' è una forza attrattiva a corto range. E poi decade rapidamente a distanze Cosa vuol dire corto range? A distanze di un paio di Fermi. Quali sono le dimensioni? Beh, allora, dimensione dei nuclei. Qual è la dimensione dei nuclei? Di qualche Fermi. Abbiamo visto l'altra nella lezione quando abbiamo parlato dei, per esempio, un nucleo di nuclei leggeri tipo oro è di 6 Fermi, le dimensioni di un nucleo, mentre per i nuclei pesanti tipo il piombo abbiamo 14 Fermi. Queste sono le dimensioni dei nuclei e vi ho detto che
a differenza delle dimensioni atomiche, i nuclei crescono con il numero atomico, mentre gli atomi sono, siccome l'interazione coulombiana che tiene insieme gli atomi è a lungo range, beh, aggiungendo elettroni, quindi facendo un nucleo più pesante, e quindi i protoni, beh, le dimensioni dell'atomo non aumentano, anzi diminuiscono perché noi aumentiamo il potenziale attrattivo nucleare e quindi le dimensioni si diminuiscono. Invece questa è un'espressione, la dimensione atomica è un'espressione del potenziale a lungo range, del potenziale elettrostatico, le dimensioni invece nucleari, come abbiamo visto, che crescono con il numero atomico, con la radice cubica del numero atomico, sono legate al fatto che invece il potenziale nucleare è a corto range. Beh, allora possiamo supporre, un'approssimazione è, possiamo supporre che come questo potenziale V di R meno R', sia del tipo meno V con 0 per delta R meno R'. Cosa vuol dire? Beh, supponiamo che questo potenziale sia talmente a corto range che sia un potenziale di contatto. Quindi si è dato da una delta di Dirac. V con 0 è il parametro che esprime l'intensità di questo potenziale e si può vedere che V con 0 dipende dall'integrale del potenziale nello spazio, ma è praticamente qualcosa che è dato dal prodotto dell'intensità del potenziale per, se volete, il volume. È legato proprio a questa buca di potenziale, quindi non è un parametro definito unicamente, ma è dato sostanzialmente dal prodotto del potenziale per il volume. Vedete, questo 200 MeV è una grandezza che ritorna intorno a 200 MeV, qualcosa. Qui siamo per fermi cubi, quindi è una buca di potenziale per volume che ha questo tipo di intensità. Detto questo, dato che fissato questo parametro V0 che mi definisce l'intensità del potenziale, il potenziale diventa allora su una forma del tipo V di R uguale a meno V0 per rho di R, dove V di R, quindi V di R, può essere espresso come una funzione del tipo una funzione che tiene conto della distribuzione di densità nei nuclei. E se ricordate, quando abbiamo parlato della diffusione nucleare, abbiamo detto che i nuclei hanno una distribuzione del tipo 1 più esponenziale di R meno R diviso R. Questo potenziale, fatto in questo modo, questo è V con 0, questo potenziale fatto in questo modo si chiama potenziale di Saxon-Woods. È un potenziale che è fatto più o meno in questo modo e riassume la distribuzione di densità all'interno dei nuclei. È molto simile a un potenziale armonico in questo caso. Il potenziale armonico è fatto così. Beh, questo potenziale Saxon-Wood è più simile ad una buca di potenziale. Per bassi valori, se noi ci mettiamo molto vicino alla buca di potenziale, può essere visto come un potenziale armonico. Ma allora, quello che si vede è che come con questo tipo di approssimazione, con questo tipo di considerazione, abbiamo fatto vedere come da un potenziale di contatto siamo passati invece a una specie di buca di potenziale. E quello che adesso considereremo è proprio il fatto che possiamo trascurare paradossalmente l'interazione tra un singolo nucleo e gli altri e considerare che ogni nucleo si trovi a
agire nel potenziale medio di tutti gli altri. Questo è queste sono le assunzioni di quello che si chiama modello che vedremo ora, modello di Fermi. Allora, la vera e propria interazione quindi è indipendente da, questo assumiamo che la vera e propria interazione dei nuclei sia proprio indipendente dalla forma dettagliata del potenziale. E ogni nucleone si muove nel potenziale medio di tutti gli altri. Facciamo una serie di approssimazioni successive. Allora, il primo, vi ho detto che il primo modello, il modello che consideriamo è, per esempio, un modello di potenziale di questo genere. Immagino che particelle in buca di potenziale. Allora, come vi ho detto, immagino che non tutti voi abbiate ancora fatto l'esame di meccanica quantistica. Utilizziamo questa equazione per rivedere alcune cose semplici, basilari della meccanica quantistica. È quello, immagino, dei primi esercizi che avete fatto sull'equazione di Schrödinger, avete risolto l'equazione di Schrödinger per una buca di potenziale infinita. Quindi il tipo di potenziale che noi assumiamo valere per dei nucleoni all'interno del nucleo è una buca di potenziale, questo è 0 e questo è A. Quindi l'energia potenziale E potenziale è uguale a 0 per 0 minore uguale a x minore uguale ad A e il potenziale uguale infinito per x minore di 0 o x maggiore di A. Quindi altrove. Buca di potenziale infinita in questo caso. È il primo modello che noi vediamo. Vedete che vedremo che questo modello è sufficiente per darci un'idea, farci fare alcune considerazioni importanti su come i nucleoni si distribuiscano all'interno dei nuclei. Allora, qual è l'equazione di Schrödinger? Supponiamo di trascurare la parte temporale. L'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo mi dice che meno h tagliato quadro su 2m questo psi più energia potenziale per psi uguale a E psi. E se ci supponiamo di limitarci al caso unidimensionale, abbiamo che meno h tagliato quadro su 2m per del quadro psi su dx quadrato più energia
energia E per psi uguale ad E per psi. Risolviamo questa equazione per il caso 0 minore uguale a x minore uguale a A. L'equazione diventa, quindi potenziale nullo, meno h tagliato quadro su 2m per de quadro psi su dx al quadrato uguale ad E per psi. E quindi l'equazione a questo punto diventa del quadro psi su dx al quadrato più 2 me diviso h tagliato quadro per psi uguale a 0, che immagino sappiate si risolve. Diventa del quadro psi su dx al quadrato più k quadro psi uguale a 0, avendo avuto cura di introdurre il vettore d'onda k quadro uguale a 2 me su h tagliato quadro. Questa è l'equazione. A questo punto dobbiamo imporre le condizioni al contorno. Questa è una buca di potenziale infinita, quindi le potenziali e le condizioni al contorno sono semplici. Ed è questo il motivo per cui abbiamo preso una buca di potenziale infinita, perché è un caso più semplice. Psi di 0 uguale a psi di A uguale a 0, ovvero sia, siccome la buca di potenziale è finita, la funzione d'onda non può uscire dai limiti della buca di potenziale. La soluzione dell'equazione d'onda è, la soluzione generica è psi uguale ad A per E alla IKX più b per e alla meno ikx. Con le condizioni al contorno, con le condizioni al contorno, questo mi dice che psi di 0 psi di 0 e mi dice che A più B è uguale a 0. E la seconda condizione al contorno è che psi di A che è uguale ad A per E alla IKA più e alla meno ika è anch'esso uguale a 0. Allora, questo mi dice che a è uguale a meno b e quindi ottengo che psi, che è uguale ad a per e alla IKA meno sì, vabbè, mi dice un attimo. Questo mi dice che la funzione psi è uguale ad A per E alla IKX meno E alla meno I KX, che è uguale a 2i per a per seno di KX. E con la seconda condizione al contorno, questo mi dice che 2i per a seno di
è uguale a 0, che mi dà la condizione periodica che K A è uguale a n per pi greco. Quindi le funzioni d'onda sono tutte le funzioni d'onda psi con n di x uguale a 2 i per a seno di n pi greco diviso a, che è uguale anche a c per seno di n pi greco diviso a, questo per x e questo per x. Che sono delle soluzioni, sono le funzioni stazionarie di, se le rappresento nella buca di potenziale, funzioni fatte per energia crescente per aumentando il numero di nodi. Ovviamente con la condizione al contorno che la condizione al contorno sia la funzione si annulli fuori dalla buca di potenziale. Sono onde stazionarie, quindi onde stazionarie di lunghezza d'onda lambda n uguale a 2a diviso n. Le lunghezze d'onda devono essere dei sottomultipli della buca di potenziale. E Kn, che è il numero d'onda, è uguale a n per pi greco diviso a. Allora, cominciamo a vedere qual è, adesso, fatto questo tipo di passaggio, di richiamo di meccanica quantistica, che, visto che poi siete appena superato il corso, magari vi è anche utile, quali sono gli autovalori dell'energia? Gli autovalori dell'energia sono E con n uguale a pi greco quadro su 2m, che è uguale ad h tagliato quadro k quadro su 2m. E questo è uguale ad h tagliato quadro, se andiamo a sostituire il valore che abbiamo appena ricavato, su 2m. M per pi greco quadro su A al quadrato per N al quadrato. Allora, questa è la formula che avrei potuto citarvi senza ricavare, ma invece penso che sia più utile per voi averla ottenuta, perché questa è la formula che ci servirà per parlare adesso, per fare qualche commento sulla fisica. Questa è praticamente gli autovalori dell'energia in una buca di potenziale infinita. Allora, un commento a riguardo: un fisico non ha bisogno di memoria. Un fisico si ricorda le cose perché le ricava. Non se le ricorda. Quindi un fisico non occorre che si ricordi le cose, un fisico se le può ricavare. Quindi questo è un esempio di quanto. Allora, ovviamente adesso immagino questa è una formula a caso semplice, che voi già avete visto immagino varie volte, mi auguro, non solo in meccanica quantistica, ma anche in struttura dello stato solido. Ora facciamo alcuni commenti. La forma finale della funzione d'onda, sì, un attimo. Questa forma finale, abbiamo sostituito le condizioni al contorno e abbiamo praticamente queste formule che sono semplici,
dei segni, e poi se noi li andiamo a rappresentare al variare di n, otteniamo i vari attostati. Poi adesso queste sono la prima funzione d'onda dello stato fondamentale, poi aumentando l'energia andiamo sempre a stati più elevati. Sapete che aumentando l'energia aumenta il numero di nodi. Allora, la formula che ci interessa è questa qua. E questa è una formula interessante perché vedete che se noi volessimo calcolare la differenza di energia tra due livelli energetici, la differenza di energia tra due livelli energetici, delta E, che è quello che ci interessa, è uguale a pi greco quadro, h tagliato quadro, riporto la formula, su 2m per L al quadrato. Allora, considerate che questa formula va bene per elettroni in un metallo, e neutroni e neutroni e protoni in nucleo. Quindi questa è una cosa straordinaria, se volete, per capire quanto la meccanica quantistica sia veramente responsabile della gestione del mondo microscopico. Che cosa varia nel caso, per esempio, qual è la differenza nel caso in cui gli elettroni, parliamo di elettroni o di protoni? Vabbè, le cose che cambiano sono la massa. Sono la massa e le dimensioni con le quali noi abbiamo a che fare. E in particolare vedete che più riduciamo le dimensioni della buca di potenziale, una buca di potenziale con dimensioni piccole, rispetto ad una buca di potenziale con dimensioni maggiori, beh, in una buca di potenziale con piccole dimensioni, la distanza tra i livelli aumenta. In una buca di potenziale con dimensioni maggiori, vedete, la separazione tra livelli aumenta rispetto ad una buca di potenziale in cui di dimensioni minori. Vedete che questo fattore L quadro entra nella separazione tra livelli. L'altra cosa che entra è la massa. Allora, proviamo a fare l'esempio. Qual è la caso di delta E per un protone in un nucleo? Allora, questa formula diventa delta E è uguale a pi greco quadro h tagliato quadro diviso 2 mp per L. Allora, supponiamo di prendere un nucleo con una dimensione media, supponiamo di prendere L uguale a 2 volte il raggio di un nucleo medio, come piccolo, uguale a 10 fermi. E la massa del protone la conosciamo. Allora, questa formula, al solito, cercando di metterci sempre dentro il diventa pi greco quadro h tagliato quadro c quadro, questo è l al quadrato, diviso 2 mp per c al quadrato per l quadro. E significa 3,14 al quadrato
per il solito fattore 197 MeV per fermi al quadrato diviso 2 per 938 MeV per 10 fermi al quadrato. Se faccio questo conto, ottengo circa 4 MeV. Vuol dire che la separazione tra i livelli adiacenti in un nucleo è di circa 4 MeV. E torno a dire, questo ci fa ancora capire come mai, vedete, questo è una separazione tra livelli molto piccola rispetto alle dimensioni, al valore della massa di un nucleone. Quindi il tipo di approssimazione che abbiamo assunto essere non relativistico è una buona approssimazione. Adesso, se vi faccio vedere un'altra cosa invece, con la stessa formula, ad esempio, vi ho parlato, uno dei primi modelli era il modello in cui l'elettrone era confinato all'interno del nucleo. Confinamento nel nucleo di un elettrone. Se al posto della massa del protone ci mettessimo la massa di un elettrone, la forma diventerebbe sempre la stessa, delta E uguale a pi greco quadro h tagliato quadro diviso 2 me per l al quadrato. Se questo qua però è la massa, faccio il conto di prima, ma però considerando che la massa è 0,511 mV. Questo conto mi dà qualcosa del tipo 2 per 10 alla terza MV. Vuol dire che, ancora una volta, vedete, sono degli ordini del GeV. E vuol dire ancora una volta che l'elettrone non può essere confinato nel nucleo, perché le energie di legame sono dell'ordine del MeV, non del GeV. Quindi questo già, anche questo è un approccio indiretto, un altro tipo di informazione che ci dà che l'elettrone non può essere confinato nel nucleo. Se invece supponessimo, con lo stesso tipo di approccio, se invece utilizzassimo confinamento elettrone in un atomo, cosa cambia in un atomo? Beh, la dimensione atomica, per esempio, l'atomo di idrogeno ha un raggio di 53 picometri, circa quindi 53 per 10 alla terza fermi. Se vado a mettere questa formula L nella formula L uguale a 2R, ottengo 100, circa 100 per 10 alla terza fermi. E se vado a vedere qual è la separazione invece tra livelli, utilizzando sempre questo modello semplice di Buca di potenziale, ma è un'approssimazione molto ideale, vediamo che in questo caso la separazione da livelli è dell'ordine dell'elettronvolt, che è quella corretta. Quindi in questa formula un gioco fondamentale è determinato dalle dimensioni e dalla massa che noi consideriamo. Però questa formula mi dà già, questo tipo di approssimazione mi dà già le energie di legame, quindi le energie potenziali in gioco, quindi dei quali livelli sono dell'ordine del MeV. Mi dà già l'idea che questo modello è, dal punto di vista dell'ordine di grandezza, ben,
azzeccato, diciamo così, ben azzeccato. Allora, andando oltre, se noi volessimo, cosa succede se anziché, vediamo se ci sono delle domande innanzitutto. Ci sono delle domande? No, allora, qual è l'approssimazione successiva? Se anziché considerare una buca di potenziale infinita, se anziché considerare una buca di potenziale infinita, considerare una buca di potenziale finita. Beh, il concetto rimane simile. Qual è la differenza? È che, per esempio, nella buca di potenziale finita, le funzioni d'onda, nella buca di potenziale finita, c'è qualcosa che. Beh, allora, questo è solo un, quello, questo è, se volete, un conto numerico. Allora, più che l'atomo come buca di potenziale finita, voi dovete approssimare gli elettroni di un metallo. Quello che volevo farvi vedere è che se noi mettiamo le dimensioni atomiche all'interno di questa buca di potenziale, l'ordine di grandezza ritorna. Otteniamo energia dell'ordine dell'electron volt. Se, perché? Perché mettiamo le dimensioni atomiche anziché quelle nucleari. Quindi, mentre già in questo, come ordine di grandezza, in questo sistema di buca di potenziale, noi possiamo già escludere immediatamente la possibilità di confinare un elettrone all'interno di un nucleo. Perché? Perché le energie coinvolte, anche in questo sistema di buca di potenziale, sarebbero dell'ordine J, che sono ordini di grandezza maggiori di quelle possibili che ti possono mantenere il mio nucleo all'interno, l'elettrone all'interno del nucleo. E invece, come ordine di grandezza, nel caso dell'atomo siamo nell'ordine di grandezza giusto, quindi è corretto. Ovviamente i vari potenziali che avete utilizzato per descrivere l'elettrone all'interno dell'atomo è il potenziale coulombiano. Quindi anche lì, però, insomma, quello è l'approssimazione a validità nell'ambito in cui noi possiamo approssimare un potenziale coulombiano come buca di potenziale. Quindi, per un certo tipo di considerazioni, questo, diciamo che l'ordine di grandezza della trattazione è quello corretto, semplicemente perché noi, anziché confinare l'elettrone nelle dimensioni di un atomo, di un nucleo, lo confiniamo nelle dimensioni di un atomo. Beh, allora, se anziché considerare una buca di potenziale infinita, considerassimo una buca di potenziale finita, qui la trattazione non ve la faccio, vi solo dico, è la stessa la trattazione, però cosa succede? Aspettate che cambia colore. Cosa succede alle funzioni d'onda se considero una buca di potenziale non infinita, ma una buca di potenziale finita? Beh, le funzioni d'onda non vanno a zero esattamente sulla buca di potenziale, assumono un andamento simile, ma non vanno a zero perché possono. Questa è una buca di potenziale finita, abbiamo detto, quindi non infinita è fatta così. Ma le funzioni d'onda si estendono anche al di fuori della buca di potenziale. Al di fuori della buca di potenziale, quindi entrano. E questo è così. Sì. Sostanzialmente vedete che le funzioni d'onda si estendono anche nella zona esterna della buca di potenziale. Allora, la trattazione è molto simile. La trattazione è molto simile.
non ve la faccio. Vabbè, l'impostazione dell'equazione di Schrödinger è molto simile perché, beh, vi scrivo solo l'impostazione e poi non ve la risolvo. Non ve la risolvo perché, insomma, immagino che l'abbiate già vista in vari corsi. L'energia potenziale in questo caso è meno E con 0 per R minore di A e 0 per R maggiore o uguale ad A. Questo è il tipo di potenziale. L'impostazione dell'equazione di Schrödinger diventa semplicemente è la stessa, meno accatagliato quadro su 2m per meno e con 0 è uguale ad e con 0 psi è uguale ad e per psi. E sostanzialmente, l'equazione, torno a dire, rimane formalmente la stessa, perché poi alla fine vado a sostituire al posto di K quadro l'energia potenziale meno l'energia degli autolivelli. Allora, passiamo però a questo tipo di, anziché risolvere questo tipo di situazione, passiamo, se volete, forse sto di meno a dirvi cosa intendo dire. L'equazione, se la risolvo, diventa quindi meno h tagliato quadro su 2m per de quadro psi su dx al quadrato è uguale ad e x per psi, dove e x in questo caso è semplicemente uguale ad e più e con 0. Però vedete che poi la trattazione diventa la stessa nel momento in cui io scrivo l'equazione di Schrödinger come de quadro psi su de x al quadrato più k quadro x per psi è uguale a 0. Al posto della e di prima c'ho semplicemente e più e con 0 e le soluzioni sono esattamente le stesse. Allora, più che risolvere ancora una volta lo stesso caso, consideriamo le sue implicazioni sul caso delle protoni e neutroni. Protoni e neutroni si muovono all'interno del nucleo in una buca di potenziale finita. Quindi adesso vi ho fatto il caso infinito, ma vi dico che la trattazione formale del caso finita, della buca di potenziale finita, è la stessa, con una differenza però. Tra i protoni e i neutroni si muovono in due buche di potenziale, una per i neutroni. E una per i protoni. I livelli energetici poi sono gli stessi che noi abbiamo già visto. Questi sono i neutroni e questi sono i protoni. L'unica differenza è che a causa del potenziale coulombiano,
La buca di potenziale per i protoni è meno profonda. È meno profonda. Come si riempiono i livelli? Allora, abbiamo una buca di potenziale, in una buca di potenziale ci sono dei livelli energetici. Beh, quello che succede è che all'interno della buca di potenziale i protoni e i neutroni si dispongono su livelli con spin antiparallelo, partendo dal più basso e andando al livello più alto. Questo è il modello di Fermi. Abbiamo delle buche di potenziale. Allora, la cosa che, perché dal livello più basso? Beh, dal livello più basso, più stabile, a quello ovviamente più alto, meno stabile. Quello che succede è che esiste un livello massimo. Analogamente a quanto avete visto probabilmente in struttura della materia per i metalli, che si chiama livello di Fermi. Allora, questo è la buca di potenziale, questo è la buca di potenziale. Questo si chiama livello di Fermi. La buca di potenziale ha profondità che chiamiamo E con zero. L'ultimo livello occupato è il livello di Fermi. E poi la differenza tra la buca di potenziale e il livello di Fermi è questo si chiama energia di legame che chiamiamo E con B. I livelli di Fermi. Di protoni e neutroni, il livello di Fermi di protoni e neutroni è lo stesso, altrimenti i nuclei decadrebbero uno nell'altro. E questa considerazione, è anche quella che ci fa dire che le buche di potenziale dei neutroni sia più profonda di quella dei protoni, perché siccome sappiamo sperimentalmente che ci sono più neutroni nei nuclei pesanti, allora, e il fatto che il livello finale di Fermi di protoni e neutroni sia lo stesso, beh, questo ci fa capire che per sistemare più neutroni all'interno dello stesso nucleo, la buca di potenziale dei neutroni deve essere più profonda. Deve essere più profonda. Adesso vedremo come, utilizzando questo modello di Fermi, in cui neutroni e protoni sono allocati indipendentemente nelle rispettive buche di potenziale, sono neutroni e protoni sono particelle di Fermi, vuol dire che soddisfano la statistica di Fermi. E però sono particelle diverse, quindi le buche non occupano gli stessi stati, gli stessi autostati. Adesso vedremo come, in base a questo semplice modello, possiamo ricavare quelli che sono il valore dell'energia di Fermi e poi i parametri caratterizzanti principali di questa buca di potenziale. Allora, l'energia di Fermi con F è uguale a P quadro su 2m. Beh, qual è l'implicazione di questo modello a buca di potenziale? I neutroni e i protoni si muovono all'interno di questa buca di potenziale con una certa energia cinetica. L'energia cinetica è quella che hanno occupando i vari livelli. L'energia di potenziale, invece, l'energia di legame è quella finale, che è la differenza tra l'ultimo livello legato, che è il livello di Fermi, e il termine della buca di potenziale. Allora, voi avete forse sentito parlare che all'interno esiste uno spazio che si chiama spazio delle fasi, che è dato
che è uno spazio in cui le particelle occupano. Allora, tornando a noi. Risulterà più chiaro adesso quando faremo, al termine di queste considerazioni, generiche che faremo. Allora, la buca di potenziale a profondità è con zero. E con F è il livello di Fermi, ovvero sia qui l'ho scritto qua, questo è il livello energetico più elevato occupato. L'energia di legame è E con B è uguale ad E con 0 meno E con F. Adesso facciamo queste considerazioni fenomenologiche su quali sono i valori dell'energia di Fermi e automaticamente otterremo anche tutti questi valori sulle grandezze relative tra buca e profondità di buca di potenziale, energia di Fermi ed energia di legame. L'energia di legame è l'energia che serve, che bisogna fornire all'ultimo nucleone immagazzinato per estrarlo dal nucleo. Questo è il concetto di energia di legame. Volume occupato, vogliamo sapere quello che ci proponiamo di ricavare è un'espressione, se volete, proprio per questa energia di Fermi. Il volume occupato dagli stati nello spazio dei momenti supponiamo che, cioè nello spazio dei momenti, ogni particella occupa un volume, questo è, e il volume totale è dato dalla sfera che ha come raggio il momento di Fermi. 4 terzi pi greco per pi con f al cubo. Stiamo facendo un conto di, se volete, di meccanica statistica. Adesso, se poi invece chiamiamo con V il volume nucleare fisico, quindi nello spazio delle ordinate, allora, il volume totale nello spazio delle fasi che occupano i miei nucleoni è dato dal prodotto del volume nello spazio fisico per il volume nello spazio dei momenti. Questo è P con F. Allora, il volume nello spazio reale o fisico è 4 terzi pi greco per R con 0 al cubo per A, per 4 terzi pi greco per pi con f al cubo. Allora, vogliamo contare il numero di stati nello spazio delle fasi. Allora, qual è il volume che in questo spazio delle fasi occupa un singolo stato? Beh, Heisenberg mi dice che a livello quantistico il prodotto di delta x per delta p con x è maggiore o uguale ad h tagliato mezzi.
Allora, possiamo dire, partendo da questo tipo di principio di determinazione di Eisenberg, che per ogni stato, il volume di ogni stato fisico in questo spazio delle fasi è uguale a 2 pi greco per h tagliato al cubo. Quindi nello spazio delle fasi, che è lo spazio che è rappresentato dalle coordinate e dai momenti, ogni stato occupa un volume h tagliato quadro, cubo, h tagliato cubo. Allora, qual è il numero di stati occupati, numero di stati occupati fino al livello di Fermi? Il numero di stati n con f è uguale a 2 volte il volume totale nello spazio delle fasi che abbiamo visto prima, diviso il volume di ogni singolo stato, 2 pi greco h tagliato cubo, do h tagliato al cubo, dove 2 è perché ci sono due spin, uno spin up e uno spin down. Quindi noi cosa vogliamo fare? Riempiamo tutti questi livelli all'interno della buca di potenziale e vogliamo contare alla fine quanti, dove arriviamo, vogliamo alla fine valutare questo E con F. Tu, quale sia E con F in funzione del riempimento di questi livelli all'interno dello spazio delle fasi. Allora, questo è uguale a 2 diviso 2 pi greco h tagliato al cubo per i termini che ho appena preso prima, per 4 terzi pi greco al quadrato, per a, per r con 0 pi con f al cubo, che è anche uguale a, se volete, a 4 diviso 9 pi greco per a per r con 0 pi con f diviso h tagliato il tutto al cubo. Questa è una formula che lega il numero degli stati occupati, vedete, con tutti questi parametri, a cui c'è il momento di Fermi. Adesso ci siamo quasi, ci siamo quasi. Supponiamo per semplicità, per prendere un caso semplice, di considerare il caso in cui abbiamo lo stesso numero di protoni e di neutroni, quindi n uguale a z uguale ad a mezzi. Allora, se andiamo a sostituire nella formula che abbiamo ricavato a mezzi, questo è uguale a 4 diviso 9 pi greco per a per R con 0 P con F diviso H tagliato, il tutto al cubo. Per cui P con F è uguale ad H tagliato diviso R con 0 diviso per 9 pi greco diviso 8 alla 1 terzo. E quindi abbiamo ricavato il momento di Fermi. Vedete che il momento di Fermi non dipende dal numero di nucleoni, non dipende dal numero di massa. E adesso richiamiamo il parametro che volevamo ricavare, E con F è uguale a P con F
al quadrato diviso 2m, che è uguale a 1 diviso 2m per h tagliato diviso r con 0 al quadrato per 9 pi greco diviso 8 alla 2 terzi. E manco a dirlo, allora se faccio, allora, metto insieme tutti i termini numerici, metto insieme tutti i termini numerici, quindi 9 pi greco su, faccio 9 pi greco diviso 8, se fate il conto, vi scrivo già qua il risultato, e con F è uguale a 2.32 diviso 2m per c al quadrato. Un tipico diviso sempre per in modo tale da trovare questo h tagliato c per h tagliato c su r con 0 al quadrato, che è uguale, adesso ci metto il valore della massa del protone, 2,32 diviso 2 per 940 per 197 diviso r con 0, il fattore che abbiamo visto già varie volte, che è quello che determina il raggio nucleare, per 1,2 al quadrato MeV, uguale a 33 MeV. Allora, adesso si torniamo. Allora, beh, vedete che il livello di Fermi è indipendente dal numero di massa. È una cosa straordinaria. Adesso facciamo alcune considerazioni poi per caratterizzare questa buca di potenziale nucleare. Allora, vuol dire che come è fatta una buca di potenziale nucleare? Il livello di Fermi è uguale a 33 MeV. L'energia di legame media l'abbiamo visto che è circa 8 MeV, l'abbiamo visto l'altra settimana, è quella che ci dà, che ci è data da anche, che si ottiene dalla formula semiempirica di massa. E B uguale a 8 MeV. Quindi la buca di potenziale nucleare, quindi, che è la somma di questi due, è circa uguale a 40 MeV. Ah, sì, scusatemi. Allora, vi stavo facendo vedere che vi ho solo riproposto tutti i numeri che abbiamo riassunto, i numeri che abbiamo ricavato. Allora, vedete che la buca di potenziale, è fatta così. La buca di potenziale nucleare è fatta. Allora, qui un attimo. Vedete, il livello di Fermi, che è il livello energetico più alto occupato dai neutroni che via via, e dei protoni che via via si dispongono all'interno, è circa 33 MeV. L'energia potenziale, l'energia di legame che abbiamo visto già essere l'altra volta, media per nucleone è 8 MeV. Quindi la profondità della buca di potenziale nucleare è circa 40 MeV. Quindi vedete che in sostanza all'interno della buca di potenziale, energia cinetica
dei nucleoni è circa uguale alla profondità della buca di potenziale. Praticamente i nucleoni hanno un'energia cinetica che è quasi pari alla buca di potenziale. Quindi il risultato di questo è che i nucleoni sono relativamente poco legati tra loro. Quindi, se volete, questo prova l'assunzione che abbiamo fatto all'inizio, che possiamo considerare i nucleoni come liberi di muoversi all'interno della buca di potenziale. Questo è molto simile a quello che succede per gli elettroni in un metallo. Quindi non è il fatto che due situazioni fisiche molto diverse tra di loro sono descritte dallo stesso tipo di approccio. Se volete, abbiamo visto che i limiti di questo approccio sono anche questi, no? Allora, voi dite che i nucleoni occupano questi stati che sono di energia che vanno da sotto da 40 MeV fino a 33 MeV, eppure l'energia di legame è di circa 7 MeV. Beh, questo va nel fatto dell'approssimazione che noi consideriamo che ogni nucleone senta il potenziale medio di tutti gli altri. Senta il potenziale medio di tutti gli altri. Adesso io vi ho preso, ho fatto vedere alcuni modelli simili. Vedete, questo è il caso del nucleone, questo qua sulla sinistra. Vedete, questo è quello che noi vedete con semplici approssimazioni. Abbiamo praticamente considerato i nucleoni liberi di muoversi all'interno di una buca di potenziale e abbiamo caratterizzato tutte le grandezze in gioco. I nucleoni si riempiono le buche di potenziale a partire dal basso fino ad arrivare verso l'alto. L'energia cinetica o l'energia di Fermi è circa 30 MeV e l'energia di legame è circa 10 MeV o 8 MeV. E vedete che quindi è molto simile a quello che si verifica per esempio, questo sono i livelli energetici del metallo del rame. Vedete che qui abbiamo una buca di potenziale di 10 elettron volt e il livello di Fermi è 7 elettron volt. Quindi anche in questo caso la maggior parte dell'energia degli elettroni metallo è energia cinetica. Adesso ve lo chiedo, avete fatto per caso? Non sto leggendo ciò che scrive? Sì, va bene, è la stessa cosa. Allora, avete fatto, adesso ve lo chiedo. Se non l'avete fatto ancora in struttura della materia, la distribuzione dell'elettrone metallo, beh, questo è qualcosa che sicuramente potete applicare identicamente. Quindi non a caso Fermi è stato un genio assoluto che ha avuto questa capacità di sintetizzare, di cogliere la fisica, l'essenzialità della fisica. Einstein diceva make it simple but not too simple. Fermi era quello che riusciva a capire quanto potesse semplificare situazioni complicate, questo tipo di capacità di intuizione. E ripeto, è un modello importante perché adesso vi faccio vedere alcune applicazioni. Per esempio, beh, queste sono le cose che vi ho fatto vedere. Adesso, come si, per esempio, vedete, uno dei motivi per cui la sintesi, la bariogenesi iniziale, si è fermata dopo il Big Bang, noi abbiamo che gli elementi che si sono formati al Big Bang sono praticamente idrogeno ed elio, e poi qualche traccia di altri elementi. Ma una cosa straordinaria
che ha bloccato la sintesi di elementi più pesanti, il fatto che non esistano nuclei stabili con numero di massa uguale a 5. Numero di massa uguale a 5. Da questo modello di Fermi emerge chiaro come mai non ci sono nuclei con numero di massa uguale, stabili con A uguale 5. Vedete come si riempie. Vedete, questo è il caso del deuterio. Il deuterio, che analizzeremo domani, è il sistema aggregato di nucleoni, di nuclei più semplici che c'è, ed è costituito da un protone e di un neutrone. Se noi continuiamo ad aggiungere nucleoni, vedete che poi aggiungiamo un altro proneutrone e otteniamo il trizio. Tra l'altro, vedremo che poi il trizio non è nemmeno stabile, ma quindi possiamo già cominciare a capire perché il trizio non sia stabile. Se invece aggiungiamo un protone, otteniamo l'elio 3. E vedete che cominciamo a riempire le buche di potenziale dei neutroni e dei protoni con spin anti-allineati, opposti. Quando noi arriviamo al elio 4, l'elio 4 è stabilissimo perché l'elio 4 ha il livello fondamentale coperto da due neutroni con spin opposti e due protoni con spin opposti. Qualunque nucleone successivo, sia che fosse un neutrone o un protone, dovrebbe andare ad occupare il livello energetico superiore. E questo dà luogo ad una situazione che è energeticamente non stabile. Questo energetico, livello energetico superiore è quasi fuori dalla buca di potenziale. Vedete che se noi aggiungiamo un neutrone all'elio 4, otteniamo l'elio 5 che decade immediatamente, 10 alla meno 22 secondi è un tempo veramente piccolissimo, di nuovo in elio 4 più neutrone. E la stessa cosa se noi ci aggiungessimo un protone, l'itio 5 che si produce decade ancora più rapidamente, di nuovo ancora in elio 4 più protone. Quindi il motivo per cui, se volete, perché si sviluppassero nucleoni più pesanti, quindi la vita nell'universo si sia sviluppata sostanzialmente dopo la sintesi stellare e non nei primi 3 minuti di vita dell'universo, è proprio perché non esistono nuclei stabili con A uguale 5. E quindi per produrre nuclei con A uguale 5 abbiamo aspettato, abbiamo dovuto aspettare circa 1 miliardo di anni, quando si sono formate le prime stelle, e quindi, vabbè, insomma, questo è stato uno dei motivi. Qui vedete poi che come si costruiscono anche gli altri nuclei stabili, passiamo del Il nucleo stabile successivo all'elio 4 è il litio 6. E vedete che anche quello che viene riportato sotto sono i valori dei momenti angolari nucleari. Per cui il deuterio che analizzeremo domani ha due nucleoni paralleli che sono neutrone e protone. L'elio è molto interessante. Anche domani faremo un altro esercizio di meccanica quantistica in cui troveremo la funzione d'onda del deuterio. Vedremo che il deuterio è un oggetto molto interessante perché la maggior parte del tempo i due nucleoni stanno fuori della buca di potenziale. E anche qui vediamo il fatto che, per esempio, il litio 6 abbia spin I uguale 1, ci fa capire che anche in questo caso i due stati nucleoni che aggiungiamo dopo, che sono il neutrone e il protone, vengono aggiunti con spin allineato, parallelo. E dopodiché il litio 7 andiamo a occupare gli stati nucleari di neutroni con spin antiparallelo. Questo tipo di schema, adesso vi ho anche riportato questo in un altro testo, uno dei motivi per cui ho fatto queste slide è perché, ripeto, cioè magari a volte c'è un plot in un libro che non c'è in un altro. Questo, per esempio, è un esempio di come si possono costruire, utilizzando sempre questo livello a buca di potenziale di Fermi, nuclei con numero di massa 7. Allora, vedete che i nuclei con numero di massa 7, supponiamo di avere 7 neutroni. Allora, cominciamo a riempire la buca di potenziale di neutroni. Allora, vedete che è impossibile continuare ad aggiungere neutroni, perché alla fine, vedete, ci sono livelli liberi all'interno del nucleo per protoni. Quindi, quello che succede è ovvio che un neutrone decadrà, per quello che vedremo nelle prossime lezioni, per un'emissione beta meno, un neutrone decade e va ad occupare, diventa un protone e va ad occupare lo stato energetico più basso dei protoni. Quindi,
Questo si chiama decadimento beta-meno. Questo è anche quello che vi spiega nella formula semiempirica di massa perché si tendono a favorire nuclei che hanno lo stesso numero di neutroni e di protoni. Perché se noi continuiamo ad aggiungere neutroni, poi cosa succede? Succede che andiamo ad occupare livelli energetici sempre più elevati e questi livelli energetici sono sfavoriti energeticamente. Qui è la stessa cosa, qui anche questo qua è una serie A uguale 7 solo con neutroni, supponiamo di aggiungere un protone. Allora, qui abbiamo 6 neutroni e un protone, però la differenza tra livelli energetici di neutroni e protoni è ancora troppo elevata, quindi anche qui questo nucleo non esiste perché il tempo di durata è bassissimo, quindi anche qui un neutrone tenderà a decadere e andare a occupare i livelli energetici più bassi del protone, quindi il neutrone decade beta meno e diventa un protone. Qui dalla parte opposta vedete il boro 7. Questo invece è un nucleo che avrebbe 5 protoni e solo 2 neutroni. E anche qui questo è energeticamente instabile perché tenderebbe qui, anche qui abbiamo un protone che tende a decadere diventando un neutrone ed emettendo un positrone, farebbe decadimento quello che noi chiediamo, beta più. Quindi gli unici, se volete, gli nuclei stabili sono quelli in cui il numero di protoni e di neutroni si equivalgono. Quello che vedete qua sotto, per esempio, è rappresentato la stessa cosa rappresentando questi livelli energetici su un diagramma energetico. Lo vedete che litio 7 e berillio 7 sono due nuclei che tra l'altro si chiamano nuclei a specchio perché sono i nuclei che hanno lo stesso numero di protoni e di neutroni invertiti, ma vedete che i livelli energetici sono circa gli stessi. L'unico motivo per cui il livello energetico più basso del berillio 7 è maggiore di quello del litio 7 è che c'è la repulsione colombiana perché questi qui ci sono più protoni e quindi c'è questo livello energetico, anche se qui sono rappresentati allo stesso livello, questo livello energetico dei protoni è leggermente più alto di quello dei neutroni. Tant'è vero che il berillio 7, vedete, tende a decadere il litio 7. Vedete, invece questi stati, il boro 7 decade anche in, non decade solo in berillio 7, ma decade direttamente in un elio 4 più un 3 protoni. E l'elio 7 è uguale. Quindi invece stati a 7 neutroni non esistono nemmeno nella fantasia, e quindi questo è, vedete, quindi tutto ciò qualitativamente può essere spiegato con questo modello che vi ho fatto vedere oggi, del modello di Fermi, per cui è un modello molto importante che ci farà capire anche, ne parleremo per esempio del decadimento beta, perché ha una visualizzazione intuitiva e immediata. E contemporaneamente vi spiega questo termine di asimmetria che abbiamo visto nella formula di massa, quindi il fatto che nella formula semiempirica di massa, perché sono favoriti nuclei con lo stesso numero di neutroni e di protoni. Vi aggiungo una cosa, perché questo sarà importante nel decadimento beta, adesso torno nella formula semiempirica di massa. Ci sono due termini che giocano uno contro l'altro. Questo è il termine di repulsione colombiana nella stabilità dei nuclei e questo è il termine di asimmetria che abbiamo appena visto. Allora, se noi mettiamo più protoni per stabilizzare il nucleo, dobbiamo aggiungere neutroni, ma non possiamo aggiungere troppi neutroni perché sennò questo termine diventa dominante su questo. Quindi, quando parleremo di decadimento beta, sono questi due termini che si giocano quale sia il nucleo più stabile. Tendendo ad aggiungere più protoni, aumentiamo la repulsione colombiana, allora dobbiamo aggiungere neutroni. Ma a un certo punto, aggiungendo troppi neutroni, questo termine diventa dominante su questo. Quindi questa mi piaceva alla fine di una lezione in cui abbiamo fatto un sacco di applicazioni, se volete, matematiche, ma alla fine c'è una fisica, la fisica che ne esce è molto intuitiva. Vi chiedo se ci sono domande. Torniamo a parlare di questo modello di Fermi, ripeto, quando parliamo del decadimento beta, perché potete già intuire quali siano i meccanismi di decadimento beta. Se ci sono dei
livelli energetici più bassi occupati, beh, questi tendono a favorire il decadimento di un nucleo in un altro. E parleremo anche di una cosa molto interessante, del fatto che questo già vi fa capire, il protone libero è stabile. Protone, a parte modelli di fisica oltre il modello standard, ma il protone libero non decade. Però il protone all'interno, invece, chiuso all'interno di un nucleo, può decadere. Il protone all'interno di un nucleo può decadere perché? Perché se ci sono stati livelli energetici di neutronici liberi, questo è un processo energeticamente favorito. Al tempo stesso il neutrone libero decade, perché il neutrone è una massa maggiore del protone. Però all'interno dei nuclei il neutrone è stabile. Perché? Perché se noi abbiamo tutti i livelli energetici occupati, non c'è nessun processo di decadimento energeticamente favorito, per cui il neutrone all'interno del nucleo è stabile, mentre come libero non è stabile. Il protone libero è stabile, ma all'interno del nucleo decade proprio per questo fatto di considerazioni energetiche. Vedete che, torno ancora una volta a dire, che questo modello di Fermi, nella sua semplicità, spiega fenomenologicamente molti degli effetti di decadimento. Allora, lo spazio delle fasi è uno spazio che si usa in meccanica statistica. La meccanica statistica è tra l'altro meccanica statistica quantistica, è uno spazio in cui supponete di avere nelle ordinate lo spazio normale delle coordinate, sul spazio delle ordinate delle ascisse, quindi le coordinate, e lo spazio delle ordinate i momenti. E uno spazio che è appunto lo spazio si chiama spazio delle fasi perché le fasi sono contenute da quel è uno spazio che contiene sia le coordinate fisiche che quelle dei momenti. Allora, quello che abbiamo fatto è abbiamo voluto contare praticamente in questo spazio delle fasi come si potessero riempire i livelli. Come si potessero riempire i livelli energetici. Lo scopo del nostro conto era, avete visto poi, ricavare il livello di Fermi. Allora, lo spazio delle fasi è uno spazio. Abbiamo contato prendendo tutto il volume, il volume è dato dal prodotto del volume totale dei momenti, e PF è il momento di Fermi, ovvero sia il momento del nucleone col momento maggiore, e questo è lo spazio delle coordinate e il volume è tutto il volume del mio nucleo. Quindi il volume totale nello spazio delle fasi è dato dal volume delle coordinate per il volume dei momenti. Quindi 4 terzi, supponendo che questo spazio, questo volume siano approssimati, cioè sopravvivendo di aver preso il volume di una sfera. Si può fare un altro conto, potete rivedere lo stesso conto nelle slide è fatto in modo diverso, quindi potete dare un'occhiata per comprendere questo tipo di ragionamento. Ma una volta che questo è il volume totale, il numero di stati occupati è semplicemente, si ottiene dividendo il volume totale per il volume di uno stato. Questo tipo di considerazione, una considerazione euristica, si può ricavare in modo, se volete, più preciso, ma per gli scopi di questo corso va bene. Dice qual è il volume perché ogni stato occupa nello spazio delle fasi? Beh, dipende dal principio di determinazione di Heisenberg che lega l'incertezza nelle coordinate per l'incertezza nei momenti. E allora possiamo dire che nello spazio delle fasi ogni stato occupa un volume pari ad h cubo. E dopodiché, dividendo il volume totale per il volume occupato da ogni stato, sempre in questo spazio delle fasi, abbiamo ottenuto il numero totale di stati. E se volete, torno a dirvi che la cosa significativa è che questo volume, che per esempio il livello di Fermi, non dipenda
dal numero atomico, dal numero di massa. Vedete che questo, tutti i nuclei hanno il livello di Fermi di qualunque nucleo è sempre questo. Quindi quando noi praticamente aggiungiamo il numero di nuclei, non è che, se volete, diminuiamo la distanza tra i livelli energetici, li compattiamo, però quindi diminuiamo la distanza tra i singoli livelli, ma il livello di Fermi rimane sempre a questa energia e la buca di potenziale è sempre circa 40 MeV. Quindi li condensiamo, li compattiamo. Sì, quello lì è, ripeto, questa è una formula euristica che potete trovare moltiplicando da, supponendo di fare praticamente a partire da questa formula, c'è una, in questo momento ve la do per scontato, prendetela questo per acquisito, quindi supponendo che praticamente considerando questo tipo di, a partire da questo tipo di considerazioni in un'unica dimensione, delta P per delta X, vedete, se delta P per delta X è uguale ad H tagliato mezzi, se prendo un volume in cui aggiungo anche l'incertezza nella coordinata y e in z ho h tagliato al cubo, o h cubo, insomma, qualcosa di questo genere. Insomma. Cioè, quindi se il cubo deriva dal fatto che parto da un principio di indeterminazione nelle tre coordinate spaziali. Quindi parto, se delta x e delta p sono legati ad h, beh, se poi considero anche x, se considero tutte le tre coordinate, ho sempre questo HHH e quindi ho H al cubo. Il 2π greco, beh, insomma, questo è se ci sarebbe delle considerazioni ancora, non so se avete fatte, sul fatto se questo principio di determinazione si scriva utilizzando il π greco, non il π greco, il mezzi, non il mezzi. Ci sono varie forme in cui il principio di determinazione può essere scritto, anche ci sono altri, delta P per delta P con X, maggiore o uguale ad H, maggiore o uguale ad H tagliato, maggiore o uguale ad H tagliato mezzi, insomma. Quindi. Però, ripeto, il cubo deriva dal fatto che se parliamo dello spazio delle fasi lo consideriamo tridimensionale, sia nello spazio delle coordinate che in quello dei momenti. Che formula avete visto voi in meccanica quantistica per delta x per il principio di determinazione? C'è l'h tagliato, h, c'è il mezzi, h tagliato mezzi, va bene, ok. Va bene, però insomma, in generale è questo, cioè si passa dall'h tagliato al cubo, all'h al cubo proprio per questo motivo che, insomma, perché abbiamo, è lo spazio tridimensionale. E in ogni caso, ogni punto nello spazio delle fasi occupa questo volume. Sono altre domande? Come vi accennavo, questo conto nelle slide, su questo conto sullo spazio, sul numero, sul numero di punti occupati nello spazio delle fasi, fatto in modo leggermente diverso, contando i punti su questo ottavo di sfera, insomma, però il concetto alla fine è quello, insomma. Qui vi viene un altro dei meriti del modello di Fermi, è anche quello di ricavare il numero di stati in funzione dell'energia. Ma tra l'altro, voi in struttura della materia avete già fatto questo o no? Avete parlato dei metalli e del modello di Fermi, dei gas di Fermi per gli elettroni in metallo. Indipendentemente se l'abbiate fatto o no, penso che lo farete, ma vedrete che le assunzioni sono molto simili. Va bene, gas di Fermi, va bene.
I conti sono esattamente gli stessi. Se trovate un testo di fisica dello stato solido e un testo di fisica nucleare, hanno la stessa trattazione. Proprio in funzione di questa assunzione, che uno assume che il nucleone si muova nel potenziale medio generato da tutti gli altri. E qui che un elettrone si muova nel potenziale generato da tutti i nuclei. Quindi insomma, le assunzioni sono molto simili. E la cosa interessante è che anche, come vi dicevo, la caratterizzazione di questa buca di potenziale è molto simile. La buca di potenziale è molto profonda, ma la maggior parte dell'energia dei nucleoni o degli elettroni è energia cinetica e l'energia potenziale è molto bassa rispetto all'energia cinetica. E l'altra analogia è che siccome protoni e neutroni sono fermioni come gli elettroni, l'occupazione dei livelli avviene allo stesso modo. E la quarta analogia è che siccome stiamo parlando di possiamo utilizzare questo approccio perché siamo in condizioni non relativistiche, per cui alla fine le energie in gioco sono molto più basse dell'energia a riposo delle particelle. Quindi i nucleoni all'interno del nucleo sono particelle non relativistiche. Analogamente agli elettroni di un metallo o analogamente anche agli elettroni che ruotano attorno ad un atomo. Ed è per quello che noi possiamo utilizzare l'equazione di onda di Schrödinger e non quella di Dirac. Sono altre domande? Se non ci sono altre domande, allora vi do appuntamento a mercoledì, parleremo del deutone, che è un altro oggetto quantisticamente interessante. Ed è tra l'altro l'unico nucleo di cui si può conoscere esattamente la funzione. Va bene, buon pomeriggio.